È stato Franco Alfieri ad aprire le danze con la costante partecipazione ai comizi di Roberto Mutalipassi in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento. Dal palco del suo candidato Domenica Sera, il sindaco di Capaccio Pestum e presidente dell'Unione dei Comuni aveva rivendicato l'importanza di avere un sindaco di Agropoli organico all'Unione e al suo presidente. Io sono qua come presidente dell'Unione dei Comuni. Non voglio fare soltanto la polemica o la difesa d'ufficio a Roberto Mutalipassi. Vi voglio dire, è vero, ci sono stati 10 anni a 200 all'ora, poi ci siamo fermati un po', ma tutto nella responsabilità. E dobbiamo proseguire questo discorso, questa visione di sviluppo. E io voglio parlare. Mentre abbiamo rallentato qua, quello che si sta muovendo attorno a Agropoli è centrale rispetto a questa politica di sviluppo. Perché io sono da tanto tempo sulla breccia, da tanto tempo sono qui con voi a rivendicare diritti, da tanto tempo a portare avanti progetti e ne abbiamo realizzati tanti e ne mancano ancora tantissimi. Ma si stanno verificando e si stanno concretizzando cose importantissime che non possono vedere Agropoli fuori dal sistema, sì, un sistema virtuoso, un sistema che fa parte di una sinergia istituzionale anche politica. E vi dico che cosa? Vi dico le cose dove Agropoli è centrale rispetto a questo progetto di sviluppo e non può non essere in armonia con noi, con questa squadra. Che voglio sapere benissimo, io sono presidente dell'Unione dei Comuni, ma non si ha il pudore di dire che sono contrari, che va sciolto, che è un ente inutile e che non serve a niente. Però vi voglio dire l'Unione dei Comuni che sta facendo e che cosa sta accadendo intorno ad Agropoli e che vede Agropoli coinvolto in un grande progetto di sviluppo e di progresso. Dura la risposta di Massimo Laporta nel suo incontro pubblico tenuto lunedì presso il Lungomare San Marco, nel quale il candidato della coalizione Destinazione Agropoli si è soffermato proprio sull'Unione e sul ruolo di Alfieri, quale presidente della stessa. Altrettanto netta è stata la presa di posizione martedì sera di Raffaele Pesce dal palco di Piazza Vittorio Veneto, in cui è intervenuto insieme ai suoi candidati toccando i temi scottanti della gestione poco trasparente perpetrata in questi anni. Voglio dire al vero candidato a sindaco di questa campagna elettorale, il vero candidato a sindaco del centro-sinistra, che come hanno detto gli amici delle mie liste, l'Unione dei Comuni non è un fatto personale, non è un luogo privato di gestione, non è un'associazione privata, è l'Unione dei nostri comuni e chi la rappresenta? E intende fare politica attiva in questa campagna elettorale nella qualità di presidente dell'Unione dei Comuni e non di mero rappresentante del Partito Democratico, seppur al quale riconosco una leadership locale dello stesso partito, ma che fa campagna elettorale nella qualità di presidente dell'Unione dei Comuni, cosa che trovo quantomeno inopportuna. Noi siamo sfavorevolissimi all'Unione dei Comuni. C'è Alessandro che l'ha programmata addirittura. Io sono cosciente che bisogna dare un impulso territoriale, chi più di me che parla sempre di Cilento, oltre che di Agropoli. Ma non è quello che hanno evidenziato gli altri, un luogo dove poter fare in modo che non venga gestita la cosa con i vincoli specifici della pubblica amministrazione. Una unione che è un ufficio di collocamento per parenti e amici che poi non ritroviamo nell'unione stessa, perché l'unione, come diceva Alessandro, ha 4 vigili urbani a part-time come dipendenti, pur avendo fatto concorsi importanti negli anni, banditi in estate, uno, ricordo. Per istruttori amministrativi e tecnici. Non serve ovviare il patto di stabilità all'Unione dei Comuni. È il presidente dell'Unione dei Comuni è rappresentante di tutti i comuni che ne fanno parte, quindi di tutti i cittadini che vivono nei comuni. Non può
venire qui a dire che nel caso in cui non venga eletto il suo nominato di fatto alla carica come successore, si bloccano i finanziamenti della Regione Campania. È una cosa gravissima, inaudita a mio avviso, perché addirittura si è parlato di finanziamenti già previsti, di bretelle, di masterplan e di tutto quant'altro hanno elencato in questi giorni soltanto per evidenziare la loro vicinanza al presidente della giunta regionale. Io continuo a non chiamare governatore, come è giusto che sia. Questa vicinanza ostentata, a mio avviso, non rispetta nemmeno i cittadini di Agropoli, perché da quella politica si vedono defraudati continuamente, presi in giro, a cominciare dall'ospedale e dalla politica della pianificazione sanitaria territoriale. Sono loro che la fanno. Elvira Serra ha scelto di rispondere allo sgarro istituzionale di Alfieri rilanciando con una acuta provocazione: invito il presidente dell'Unione dei Comuni, di cui Agropoli fa parte, al mio comizio di chiusura della campagna elettorale. L'Unione è un ente pubblico super partes, dice, e il suo presidente è il presidente di tutti, non solo di una certa parte politica. Per questo motivo lo invito sul palco con me.